dei mangiatori di Ashish il palazzo Pimodan una sera di dicembre ubbidendo a una convocazione misteriosa redatta in termini enigmatici comprensibili solo agli affiliati, inintellegibili agli altri, arrivai in un quartiere lontano una specie di oasi di solitudine in piena Parigi che i due bracci del fiume circondano e sembrano difendere dall'invadenza della civiltà. Era infatti in un vecchio edificio dell'isola Saint-Louis, il Palazzo Pimodin, opera di Luzon, che il curioso club di cui da poco facevo parte teneva le sue sedute mensili alle quali avrei assistito per la prima volta. Benché fossero appena le sei, era già notte fonda. Tutti gli oggetti sfumavano in una nebbia ovattata, resa ancora più fitta dalla vicinanza della senna. Solo le aureole rossastre dei lampioni e i fili di luce che trapelavano dalle finestre riuscivano qua e là a trafriggerla. Il selciato, inondato di pioggia, luccicava sotto i fanali come una superficie d'acqua che rifletta una luminaria. Un vento pungente, carico di aghi di ghiaccio, ti sferzava il viso e suoi sibili gutturali costituivano il registro alto di una sinfonia di cui le onde ingrossate che si infrangevano contro le arcate dei ponti rappresentavano quello basso. Alla serata non mancava nessun elemento della rude poesia dell'inverno. Era difficile distinguere la casa che cercavo. Su quel lungo fiume deserto, in quell'ammasso di edifici scuri, ma il mio cocchiere, drizzandosi sul sedile, riuscì a leggere su una lapide i, di marmo il nome semisbiadito del vecchio palazzo, luogo di riunione degli adepti. Sollevai il battente scolpito: dato che l'uso dei campanelli a pulsante di rame era ancora ignoto in quelle remote contrade e più volte sentì il cordone cigolare inutilmente. Alla fine, cedendo a uno strappo più vigoroso, il vecchio catenaccio arrugginito si aprì e le massicce ante del portone riuscirono a ruotare sui cardini. Quando entrai, dietro un vetro dalla trasparenza giallastra comparve la testa di una vecchia portinaia, che si profilava malapena nel tremolio della candela. Un vero e proprio quadro di Chalquin. La testa mi fece una curiosa smorfia e un dito magro, allungandosi fuori dalla guardiola, mi indicò la via da seguire. Per quel poco che potevo distinguere nella pallida luce che piove anche dal cielo più buio, il cortile che stava attraversando mi parve circondato da costruzioni antiche e pignoni aguzzi. Mi sentivo i piedi bagnati come se avessi camminato in una prateria, perché fra gli interstizi del selciato cresceva l'erba. Le alte finestre della scala, piccole riquadri risplendenti sulla facciata buia, mi facevano da guida e mi aiutavano a non smarrirmi. Superata la scala esterna, mi ritrovai ai piedi di uno di quegli scaloni che si costruivano ai tempi di Luigi XIV e in cui nuoterebbe, nuoterebbe tranquillamente una casa moderna. Una chimera egizia, stile Lebrun, cavalcata da un amorino, allungava le zampe su un piedistallo e teneva un candeliere tra gli artigli ricurvi a formare un piedistallo. La pendenza dei gradini era dolce, i pianerottoli ben distribuiti testimoniavano il genio, Dell'antico architetto e la vita grandiosa dei secoli passati. Salendo la stupenda rampa nel mio misero frac nero, avevo la sensazione di stonare in quell'ambiente e di usurpare un diritto che non mi spettava. Per me sarebbe andata bene la scala di servizio. Dei quadri, quasi tutti senza cornice copie di capolavori della scuola italiana e di quella spagnola tappezzavano i muri e su in alto nell'ombra si intuiva vagamente un gran soffitto affrescato con soggetti mitologici. Giunsi al piano che mi era stato indicato, una bussola rivestita di velluto di Utrecht, ammaccato e lucido, le cui passamanerie ingiallite e i chiodi acciaccati rivelavano il lungo uso, mi permise di riconoscere l'ingresso. Suonai, mi aprirono con le debite precauzioni e mi ritrovai in una grande sala che sul fondo era illuminata da qualche lampada. Entrando sembrava di tornare indietro di due secoli. Il tempo... Che passa così in fretta in quella casa sembrava non essere trascorso e, come una pendola che si sia dimenticato di ricaricare, la sua lancetta segnava sempre la stessa ora. Le pareti, rivestite di legno dipinto di bianco, erano coperte per metà di quadri scuriti che rivolavano l'impronta dell'epoca. Sulla gigantesca stufa si ergeva una statua che pareva sottratta ai viali di Versailles. Sul soffitto a cupola si contorceva un'approssimativa allegoria nello stile di Lemoine e che forse era proprio sua. Avanzai verso la zona illuminata della sala dove intorno a un tavolo si muovevano innumerevoli figure umane. Quando, colpito dalla luce, mi riconobbero. Un vigoroso urra fece tremare dalle fondamenta il vecchio edificio. "E lui! E lui!" gridarono insieme diverse voci. «Diamogli la sua parte!" Il dottore era in piedi accanto a una credenza su cui era posato un vassoio carico di piattini di porcellana giapponese. Con una spatola estraeva da un vaso di cristallo un pezzetto di pasta o di marmellata verdastra, grosso all'incirca come un pollice, che deponeva su ogni piattino accanto a un cucchiaino d'argento dorato. Il viso del dottore era raggiante d'entusiasmo, gli occhi gli brillavano, gli zigomi si arrossavano, le vene delle tempie si gonfiavano mentre le narici dilatate aspiravano con forza l'aria. Questo le verrà detratto dalla sua porzione di paradiso, disse. Porgendomi la dose che mi spettava. Quando ciascuno ebbe mangiato la propria parte venne servito il caffè alla maniera araba, ossia amaro e con i fondi, poi ci si mise a tavola. Questo capovolgimento delle consuetudini alimentari ha probabilmente sorpreso il lettore. Effettivamente non si usa bere il caffè prima della minestra e di solito le marmellate si mangiano alla fine del pasto. La cosa. Merita senza dubbio una spiegazione. Parentesi Esisteva una volta in Oriente un ordine di pericolosi settari comandato da uno sceicco che veniva detto il Vecchio della Montagna o il Principe degli Assassini. Al Vecchio della Montagna era dovuta un'ubbidienza assoluta. Gli assassini i suoi sudditi ne eseguivano gli ordini, qualunque si fossero, con una dedizione totale. Nessun pericolo, neanche la morte sicura, poteva fermarli. A un cenno del loro capo, si buttavano dall'alto di una torre o andavano a pugnalare un sovrano nel suo palazzo, in mezzo alle guardie. Con quali arti il vecchio della montagna riusciva a ottenere un simile spirito di abnegazione? grazie a una droga meravigliosa di cui possedeva la ricetta e che ha la proprietà di procurare straordinarie allucinazioni. Risvegliandosi dalla loro ebbrezza coloro che l'avevano presa, trovavano la vita reale così triste e scialba che la sacrificavano con gioia per ritrovare il paradiso dei loro sogni. Ogni uomo ucciso mentre eseguiva gli ordini dello sceicco meritava infatti il cielo. Oppure, se scampava alla morte, era nuovamente ammesso a godere delle gioie del misterio della misterioso amalgama. Si dà il caso che la pasta verde che il dottore ci aveva distribuito fosse appunto la stessa che in passato il vecchio della montagna faceva ingerire ai suoi fanatici sudditi senza che se ne accorgessero, facendo credere di avere a disposizione il cielo di Maometto e le uri di tre diversi colori, ossia l'ashish, da cui deriva ashishin, mangiatore di ashish, radice della parola assassino, la cui feroce accezione si spiega perfettamente con le abitudini sanguinarie degli accoliti del vecchio della montagna. Le persone che mi avevano visto uscire di casa, all'ora in cui i comuni mortali si mettono a tavola, certamente non immaginavano che stessi andando all'isola Saint-Louis, Quartiere quanto mai irreprensibile e patriarcale, a consumare uno strano cibo che, molti secoli or sono, serviva a uno sceicco impostore per eccitare dei visionari e spingerli al delitto. Nel mio abbigliamento perfettamente borghese, niente avrebbe potuto far sospettare una così forte inclinazione agli usi orientali. Più che di un credente che si accinge ad assaporare le gioie del cielo di Mohammed in compagnia di dodici arabi, che più francesi non si può, avevo l'aria di un nipote che va a cena dalla vecchia zia. Se prima della mia rivelazione vi avessero detto che nel 1845, epoca di aggiottaggio e di ferrovie, esisteva a Parigi un ordine di mangiatori di hashish di cui il signor Von Hammer non ha scritto la storia, non ci avreste creduto. Eppure non c'è niente di più vero, come spesso capita, con le cose ritenute impossibili. Agape. Il pasto era servito in maniera bizzarra e in stoviglie stravaganti e pittoresche dei più vari generi, grandi bicchieri veneziani a spirali lattiginose, winderkommen tedesche istoriate di stemmi e di scritte, brocche fiamminghe di gres smaltato. Fiasche a collo lungo e sottile, ancora avvolte nel loro rivestimento di giunco sostituivano bicchieri, bottiglie e caraffe di tipo normale. Brillavano per la loro assenza la porcellana di Louis l'Huileboeuf e la ceramica inglese a fiori, ornamento delle tavole borghesi. Non c'era nessun piatto uguale all'altro, ma ciascuno aveva un suo pregio particolare. Cina, Giappone, Sassonia esibivano un campionario delle loro paste più belle, dei loro colori più ricchi, il tutto un po' sberciato, un po' inclinato, ma di un gusto squisito. Quasi tutti i vassoi erano smalti di Bernard de Polissy o ceramiche di Limoges e qualche volta il coltello di chi stava tagliando incontrava sotto le pietanze reali un rettile, una rana o un uccello in rilievo. L'anguilla commestibile confondeva le sue spire con quella della biscia modellata. Un onesto commerciante avrebbe provato un certo spavento alla vista di quei convitati cappelluti, barbuti, baffuti o rasati in modo singolare che brandivano daghe del XVI secolo, crismalesi, navaja, chini su cibi a cui i riflessi vacillanti delle lampade conferivano un'apparenza sospetta. La cena volgeva al termine e già alcuni dei più ferventi adepti cominciavano a sentire gli effetti della pasta verde. Dal canto mio stavo subendo una totale modificazione del gusto. L'acqua che bevevo mi sembrava avesse il sapore del vino più squisito. Nella mia bocca la carne si mutava in lampone e viceversa, non sarei stato in grado di distinguere una cotoletta da una pesca. I miei vicini di tavola cominciavano a sembrarmi un tantino originali, sgranavano pupille dall'occhio, i nasi si allungavano come proboscidi, le bocche si spalancavano a campana, i visi assumevano sfumature soprannaturali. Uno di essi, faccia pallida incorniciata di barba nera, rideva fragorosamente a uno spettacolo invisibile. Un altro faceva sforzi incredibili per portarsi il bicchiere alla bocca, e le sue contorsioni suscitavano schiamazzi assordanti. C'era chi, Colto da tic nervosi, si girava i pollici con un'incredibile agilità e che invece, riverso sulla spalliera della seggiola, con lo sguardo vacuo, le braccia cascanti, si lasciava voluttuosamente affondare nel mare insondabile della nullificazione. Io, con i gomiti sul tavolo, contemplavo lo spettacolo, con i barlumi di una ragione a tratti vacillante, come un lucignolo che stia per spegnersi, Ondate di calore mi percorrevano il corpo e la follia, come un flutto che spumeggia su uno scoglio prima di ritrarsi e slanciarsi di nuovo, lambiva e abbandonava il mio cervello fino a impossessarsene del tutto. L'allucinazione, strana ospite, si era installata dentro di me. Nel salone! Nel salone! gridò uno dei commensali. Non sentite questi cori celesti? I musicisti sono già da un pezzo davanti ai loro leggi. Effettivamente, una deliziosa armonia ci arrivava a tratti attraverso il frastuono della conversazione. Un signore che non era stato invitato. L'antico lusso era ancora palpabile nel salone. Una stanza immensa con le pareti rivestite di legno scolpito e dorato, il soffitto dipinto, i fregi sui quali i satii inseguivano le ninfe nei canneti, un gran camino di marmo colorato e ricchi tendaggi di brocatello, mobili tappezzati, divani, poltrone, bergère talmente grandi da permettere alle gonne delle duchesse e delle marchese di allargarsi a piacimento. Accolsero gli ospiti tra le loro braccia morbide e sempre aperte, una chauffeuse vicino al caminetto mi faceva degli approcci. Mi ci accomodai e mi abbandonai senza riserve agli effetti della droga soprannaturale. Dopo qualche minuto, i miei compagni scomparvero gli uni dopo gli altri, non lasciando altro vestigio che la loro ombra presto assorbita dal muro, Proprio come vaniscono asciugandosi le macchie scure lasciate dall'acqua sulla sabbia. A partire da quel momento, dato che avevo perso la cognizione di ciò che stavo facendo, vi dovrete semplicemente accontentare della descrizione delle mie impressioni personali. Nel salone, illuminato soltanto da qualche incerto chiarore, regnò la solitudine. Poi, di colpo, mi passò sotto le palpebre un bagliore rosso mentre un'infinità di candele si accendevano da sole e io mi sentivo inondato da una luce tiepida e dorata. Il luogo in cui mi trovavo era pur sempre lo stesso, ma con la differenza che corre tra l'abbozzo e il quadro. Tutto era più grande, più ricco, più splendido. La realtà era solo il punto di partenza per la magnificenza delle allucinazioni. Non vedevo ancora nessuno e ciò nonostante intuivo la presenza di una folla. Sentivo frusci di stoffe, scricchioli di scarpini, voci che bisbigliavano, sussurravano, biascicavano, parlavano, bleso, scoppi di risa soffocate, rumori di poltrone e di tavoli spostati. Avvertivo un cozzare di porcellane, un aprirsi e chiudersi di porte, stava... Accadendo qualcosa di insolito all'improvviso mi apparve un enigmatico personaggio. Da dove era entrato? Lo ignoro, ma la sua vista non mi spaventò affatto. Aveva un naso ricurvo a becco d'uccello, occhi verdi tre volte cerchiati di nero, che si asciugava di frequente con un immenso fazzoletto, un'altra un cravatta inamidata un biglietto da visita infilato nel nodo su cui erano scritte queste parole de scarota del vaso d'oro gli strizzava il collo sottile così che la pelle delle guance straripava formando una serie di pieghe rossastre un abito nero con le falde quadrate da cui pendevano grappoli di ciondoli imprigionava un corpo bombato a petto di cappone quanto alle gambe Devo confessare che erano fatte di una radice di mandragora biforcuta, nera, rugosa, piena di nodi e di verruche. Che a giudicare, dalle particelle di terra ancora attaccate ai filamenti, sembrava sradicata da poco. Erano gambe che si dimenavano e si agitavano freneticamente. E quando il piccolo torso che sostenevano si trovò proprio di fronte a me, lo strano personaggio. Scoppiò in singhiozzi e asciugandosi gli occhi con gran vigore mi disse con voce profondamente dolente Proprio oggi si deve morire dal ridere e lacrime grosse come piselli gli scorrevano ai due lati del naso. Dal ridere, dal ridere, ripeterono come un eco cori di voci discordanti e nasali.